posso partire le tizze? Grazie. Si sente forte e chiaro, bene. Signore, grazie, sono qua. Grazie mille. No, perfetto, io aspettavo. Grazie della pazienza, dell'ascolto. È arrivato il momento nel quale Aldo Boraschi presenta Corrado Aiolfi. E Aldo ha già ricevuto una bella presentazione da parte di Antonio Tacete. Antonio ha presentato l'enfasi eccessiva, non ha parlato degli altri romanzi, ma sono comunque presenti. È il terzo romanzo, l'enfasi eccessiva, segue Al limite del buio e Donne altrimenti amate. Ora Aldo Boraschi, giornalista che vive tra Borgotaro, lui è originario di Borgotaro, però ha dei fortissimi legami con la Liguria e Tacete prima lo ricordava. Presenterà il collega scrittore Corrado Aiolfi di Soragna, per cui insomma dalla montagna alla bassa, una bella presentazione, viva, verace, come un buon giornalista sa fare. Aldo Boraschi è anche un blogger, non è solo un bravo giornalista ma anche un bravo blogger, e presenta l'ultimo libro di Corrado Aiolfi, che è Gli abiti del male. Quello precedente, Come germogli di Talea, alcuni di voi lo conoscono, è di un paio d'anni fa. Ha ricevuto anche un premio Corrado, poi lo ricordiamo, lo ricorderà forse Aldo oppure lo ricorderò io. E dopo la presentazione di Aldo ascolteremo la lettura di una tua pagina a cura di Daniela Stecconi. Vorrei ricordare, prima di scendere il microfono ad Aldo, che Daniela Stecconi è la fondatrice di una compagnia teatrale, si chiama Teatro dell'Almandina. E poi ti chiederò, Daniela, da quanti anni operi con il Teatro dell'Almandina, e faremo anche un riferimento agli ultimi due spettacoli che hai gestito e magari a qualcosa che hai in cantiere. E per ora procediamo con Aldo Boraschi, grazie mille. Grazie a tutti, anzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare Antonio per la puntuale presentazione e Daniela per la lettura una paginetta e mezzo del mio libro, che mi ha fatto pensare un attimo se veramente io avevo scritto quel libro, musica. Eri tu a scriverlo, sì. Non lo so. Due parole di presentazione soprattutto per il libro di Corrado Aiolfi, proprio due, perché secondo me i libri non vanno illustrati ma vanno letti o narrati da questa sera. Corrado Aiolfi ha scritto un thriller finanziario, ma dietro io penso che ci sia molto di più. Anzitutto il grande valore di questo romanzo, che vi invito a leggere, è l'aver spiegato in maniera romanzata un argomento spinoso e difficile come la finanza, che sembra lontano ma è vicinissimo a noi, e le ultime vicissitudini, anche il campo politico, ce lo mettono lì davanti agli occhi. Il libro di Aiolfi a me è sembrato più una sceneggiatura di un film. Metaforicamente sembra una valanga che dall'inizio del libro alla fine del libro raccoglie una miriade di sensazioni, di personaggi, di sentimenti, di essere. E quindi il cambio è un continuo flashback indietro di ricordi, di narrazioni che porta il lettore in tutte le parti del mondo, diciamo, dalla Cina a Parigi, a Roma, alla Sicilia, e fa entrare il lettore in tutti questi capitoli nel vivere degli Stati Uniti, di Atene, di Roma. E questi due personaggi riescono a dipanare una matassa che è complicatissima. Anche il libro è un libro piuttosto corposo, sono 400 pagine, dove dietro c'è senz'altro un grande studio, penso, della materia, perché Corrado Aiolfi lo conosceranno tutti, penso, qua. È cardiologo, è politico ed è anche un ottimo scrittore.
Vi invito veramente a leggere questo libro perché a me è piaciuto molto. È piaciuto molto. Lascio la parola a Daniela con una domanda che, a quale spero che risponderà Orlando nel prossimo intervento. Che abito ha il male? Questa la lasciamo in sospeso per Corrado, con forse intervento. Questa è una domanda impegnativa per Corrado. Che abito ha il male? Non certamente l'abito a tre mila per conto. Tu hai la fattina di Pinocchio, va bene, insomma, ok. Turchino. Turchina, no, se l'abito è turchino, la pattina era turchina, ok. Fatta turchina, Daniela Stecconi, legge Corrado Iolfi. Non ridete voi. Ci eravamo conosciuti verso la fine dell'anno precedente, a un convegno dedicato a quella che gli economisti avrebbero in seguito definito la prima bolla finanziaria italiana della New Economy, che aveva coinvolto in attività speculative aziende tecnologiche legate a Internet. Lei era fotoreporter per una rivista di larga diffusione. Era quel convegno per sbaglio e non ci siamo più lasciati. Era stato per entrambi un anno vissuto pericolosamente, per conciliare i rispettivi impegni di lavoro con un giusto equilibrio sentimentale. Lei a documentare i misfatti di un'emergente guerra terroristica. Io a sviscerare una guerra più invisibile ma non meno devastante, quella che da decenni stava dissestando l'economia dell'America Latina e in particolare, dai tempi di Menem, dell'Argentina. L'11 settembre ci aveva avvicinato anche professionalmente, poiché Marina si dimise dalla rivista per diventare anche lei freelance e Ground Zero fu il primo banco di prova del nostro nuovo tandem giornalistico. Il secondo accadde per assecondare una debolezza romantica di Marina. Dopo la morte del padre in giugno, l'unica parente in vita era la sorella della mamma, Anna, che viveva a Buenos Aires da quando era convolata a nozze 30 anni prima. Marina ne idealizzava il ricordo con un alone di nostalgico romanticismo, così che la storia sentimentale della zia fece da sfondo onnipresente allo sbocciare della nostra. Mai avrei pensato che all'inizio degli anni 70 sopravvivessero ancora certi retaggi ottocenteschi come i matrimoni combinati. Eppure Anna era forse stata una delle ultime vittime di quella schiavitù arcaica, perché giovane e rassegnata ragazza non ancora ventenne aveva rinunciato a coronare il sogno della sua vita con un ragazzo del paese di cui era follemente innamorata per assecondare la promessa del padre despota a un benestante giovanotto del casato Corsini, da anni emigrato nella terra di Patagonia, salvo poi esserne biecamente ripudiata 15 anni più tardi. Allora, è rimasta in sospeso la domanda per Aiolfi, ma rimangono in sospeso anche le domande per Daniela Stecconi. Al termine della serata ci parlerà della sua attività con il Teatro dell'Almandina. Ora vorrei ricordare, anche senza microfono perché mi sentite ugualmente, che Corrado Aiolfi nel 92 ha partecipato alla fondazione del Premio Nazionale di Poesia Violetta di Soragna e nel 2013, cioè poco meno o poco più di 12 mesi fa, poco meno, e del premio di poesia e narrativa Va Pensiero, che è esattamente il brano che ha cantato poco fa Enrico Rotetti. E il premio che ha vinto, l'ha vinto nel 2011 Corrado Aiolfi. Il premio assegnatogli per Come germogli di Talea era il premio della critica al Pegasus di Cattolica, anzi nel 2012 l'ha vinto, in realtà avevo dato un po' di numeri, comunque insomma, premi Violetta, Va Pensiero, Pegasus e l'ultimo, Gli abiti del male, ispirata a una storia che potrebbe essere vera. Adesso abbiamo un minuto prima che arrivi la Faraona e verrà accompagnata, alcuni lo hanno degustato prima, al Cabernet Sauvignon Merlot del gruppetto, tre tipi di uve. Claudio, parlo di te, tre tipi di uve, vero? Cabernet Sauvignon Merlot, nel vino rosso che sta per essere
servito al tavolo e che verrà abbinato con la faraona. Ideale per la faraona. Ideale, perfetto, ideale con la faraona. Grazie, Claudio. Sì. Sempre il gruppetto. Allora, abbiamo un minuto per ascoltare la barzelletta che avevamo interrotto prima di Henry Rotelli. L'ascoltiamo così riprendiamo con una risata. Prende il suo microfono, Henry Rotelli. Grazie. Si trova. Allora, ci sono due leoni che scappano dal circo, arrivano a un bivio e un leone fa con l'altro leone: cosa facciamo? Io vado ai 12 monaci di Fontevivo a mangiare. Cosa hai detto? Vai a Fontevivo ai 12 monaci e tu? Divaghi in città, tu vai in città, ma cosa mangi? Te lo dirò dopo, è bello. Tanto per cominciare, arrivano a questo bivio, si danno la mano e quello che ha detto vado in città, ci vedremo fra una settimana. Il leone che ha mangiato meglio sarà obbligato ad ospitare il leone che ha mangiato peggio. Sei d'accordo? D'accordo. Installa Sanfa e va. Dopo una settimana arrivano allo stesso bivio. Il leone che è stato in città arriva tutto allegro, sarà 20 kg in più, con un pelo ben lucido e ben colorato, e il cate la rosina, la la la, e la rosina. E quello là che è stato invece a Fontevivo arriva, sa 20 kg meno, le dighe cicatrici, gaiotto gonfi, forse le avrà sapete baciarleni, e che dire, ma che lavoro, guarda che sorrido, e questo qua gli dice quello che è stato in città: poverino, ma cosa hai fatto? Ma cosa ti è successo? Motes sono dei in campagna. Per avere in maniera carina in corristorata, al maldetan boti, guarda che marito, che lavoro, come sto soffrendo. Ma a proposito, tu mi hai detto che sei stato in città, ma cos'è il magna in mezzo di mura e di marciapiede? Guarda che zia negra e che bella cera che hai, ma cosa hai mangiato? Beh, no, a tal di piano. Mi am son nascosto sotto il porto dei mo. Tutte le mattine a maniera di impiegare, a sneacotti su.